Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Siamo ancora qui con Far Cry 5 e siamo ancora qui nella zona di Fate. Sto andando verso un altro avamposto della setta per cercare di portarmi più avanti possibile, dato che c'è rimasto pochissimo e voglio assolutamente uccidere il mio primo boss, uccidere Fate. Che credo sia, anzi, credo sarà una cosa fantastica, dato che il gioco è, secondo me, veramente bello. Allora, già ne abbiamo visti tre: l'allarme, l'altro è là, un cecchino che cerco di fare fuori subito. Ah, non è possibile. Ok, ce l'ho fatta. No, 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 non mi posso aver visto. Chi cazzo mi ha visto, merda? Uno è andato però, ma l'altro. Non ci arrivo, no, non fa il tempo. Ha suonato, merda. Va bene, ce la posso fare comunque. Ce la posso fare, ce la posso fare. Questo non è esattamente un fucile da cecchino. Via, ok. Anche come forza, purtroppo. Ah, questo è quello degli angeli. Cazzo è che mi ha tolto tutta sta vita? Oh, cazzo. No, 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 no. No, non ci riesco, mi sa. Merda. Ah, no, che un mortaio proprio. Ci ha messo malissimo stavolta. Vabbè, no, non ci riesco. Ah, bella invece, dai, forse sì, ti prego, sì. Dai. Guarda, no, in acqua. Va bene, dai. Ce la posso fare comunque. Ma come? Ma vaffanculo. E dai, ok. Ecco, il mortaio l'ho visto e comunque ora non c'è nessuno. Spara però. Ecco. No. Ok, dai, uno è andato. Non ce ne sono rimasti molti, spero. Anche perché sennò sono abbastanza finito. Non ho più neanche un kit medico. Non va assolutamente bene. Proprio per un cazzo. Che bei messaggi comunque che lasciano nel gioco. Se l'avete sentito, è stato assurdo. Dove sta sta signora? Incazzatissima, è guasta proprio. Vado e uccido! Dai, dai, no, 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 no. Però che bruttissimo mio ragazzo. Dai, c'è soltanto lui rimasto. Dai, eccolo, eccolo. Oh. Ok, non mi interessa. Ah, eccolo finalmente, eccoci. Benvenuto nel Gaudio. Io non capisco.
Pensavi davvero di continuare a fare quello che ti pare senza conseguenze? Mi sono comportata correttamente, mentre tu sei un egoista. Tu hai costretto qualcuno ad andarsene senza che volesse farlo. Che cosa volevi diventare? Un eroe? Lo sai che cos'è la tracotanza? L'arroganza nei confronti degli dèi. Per i greci era una pericolosa forma di orgoglio che invocava la dea Nemesi, colei che cercava vendetta. Se vinco questa mano, devi indossare una spilla. Cosa ne dici? Scala reale. Se l'unica lingua che capisce la violenza, parlerò nella tua lingua. E quando avrai il loro sangue sulle mani... E quando avrai il loro sangue sulle mani... Vedremo quanto ti sentirai un eroe. Vedremo quanto ti sentirai un eroe. Che stai facendo? Mi dispiace doverlo fare. Mi dispiace doverlo fare. Avrei voluto trovare un altro modo. Avrei voluto trovare un altro modo. Ma tu hai fatto la tua scelta. Tu hai fatto la tua scelta. Chi ha aperto le porte? Sono dentro! Ti ho detto che non volevo andare. Cazzo, è stato assurdo. Pezzo veramente assurdo. Hanno preso lo sceriffo! Allora. Hanno preso Earl! Novellino, dove cazzo sei? Arrivo, non ti preoccupare, ma arrivo. Il Gaudi ha influenza proprio bestiale. No, non ci arrivo. Allora, è per forza sul tetto, perché mi vedeva e io ero in mezzo alla bosca. Eccolo. Dai, ok. Bene, presi entrambi. Due headshot. Spero che tu sia in zona. Gli eteniti sono dentro la prigione. Hanno bloccato gli ingressi. C'è un condotto sul tetto. Trova un modo di passare dal condotto. Sbrigati! Allora, ok, merda. Non temere, i tuoi amici saranno al sicuro. Dai, forse ci sono. Eccolo qua, benissimo. Allora, con questo che è silenziato. Ho anche la mitragliatrice silenziata, ma penso faccia comunque più rumore. È una mitragliatrice. Oh, cerchi ancora di fare l'eroe. Tazzi. Stronzo. Quindi una strada basta. Bene. È una forza della natura. Prova a tenerci fuori da qui e ti insegneremo cos'è la verità. Nulla può fermare il padre. Spara! Via! Apritemi! Ho lanciato? Niente. Oh, mi ha lanciato qualcosa, ma non scoppia, non fa niente. Dai, allora, quello lo vedo in testa. L'altro. Da questa parte! Benissimo, andiamo. Non riesco a uscirne di.
Qua posso prendere qualcosa, munizioni, niente. Intanto liberiamo. Sono nelle tue mani. È successo qualcosa a Virgil e Burke. Poi è scoppiato un casino. Hanno preso lo sceriffo. Hanno tutti. Siamo nei guai. Dobbiamo muoverci. Il cancello è chiuso. La chiave ce l'ha uno di quei bastardi là fuori. Presto! Occorre una chiave, non posso liberarla. Uno di quei bastardi, quindi devo saccheggiare i cadaveri. Ah, ecco la chiave. Presto, novellino, da questa parte! Ce la metti tutta. Che triste. Sapere che è tutto inutile. Io tanto, mo t'ammazzo. Oh no, no. No, no! Dai! Forza! Fai pressione! Avanti, Virgil, forza! Forza! Quando sarà tutto finito, saremo tutti insieme nel Gaudio. Ora capisci quello che posso fare. Vieni a me e ti mostrerò un mondo che non credevi possibile. Il posto è bello, il posto, anzi i posti che abbiamo visto comunque nei video con Fate sono tutti quanti belli. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. Il tuo sceriffo ti ha impedito di seguirmi, ma ora lui conosce il suo scopo e si unirà alla nostra famiglia nei Nether. E se cercherai di fermarmi? Il tuo sceriffo era un muro tra te e il padre, un muro che ti ha impedito di vedere la sua verità. Stronza bastarda. Il tuo Dragon Ball confronta, cioè. A un passo dall'accettare la parola del padre nel suo cuore. E quando lo farà? Appena non te potrà chiappo. Più tornare indietro. Appena te chiappo. E vabbè, di più. Cosa che cazzo? Ok, quindi quella con le foglie è quella giusta. Mannaggia però, vabbè, cazzo. Sei confuso? Niente
casa ora. Come boss fight è assurda questa. È un sacco figa. Adesso ammazza, non ti preoccupa. Quindi spara tre volte e dopo. Continui a resisterci. Gli si può sparare benissimo. Hai visto cosa ci attende? Il padre te l'ha mostrato. Il mondo va verso la sua fine. È malato, è corrotto. Tu anche mi sa che sei un po' malato. È corrotta, andare. Di smettere di preoccuparti, di essere liberi. Preso anche il kit medico. Adesso saranno più. Fate, certo. Senti al vento quello che ti ho. È subito quella giusta. Camadossa. Ecco perché. Quello che farà. Ah, bello, bello, bello. La colpitina è figo. Non capisci quello che stai facendo. Sto ammazzando una bella stronza. Ha ammazzato i miei compagni. Non so. E per fortuna, ancora bene. E la morì. Non è colpa mia. No, no. Nulla di tutto questo è successo per colpa mia. Certo. Credi che lo volessi? Sì. Mi hai imbottita di droga. Beh. Ti ha minacciata. Avevo 17 anni, ero una bambina. Tutte scuse. Tutte scuse. Eccoci, eccoci. No! Bella, ce l'abbiamo fatta. Continui a non capire. Non sai quello che stai facendo, vero? Joseph crede di essere il nostro salvatore. Ma sarai tu a decidere cosa succederà. Sei stato l'inizio. Sarai la fine. Ho sempre saputo che sarebbe andata così. Seguirai la via. Salverai il tuo sceriffo. Sarai l'eroe. E poi sceglierai. E se non lo ascolterai, se la caverà. Ancora non è finita? Che c'è rimasto? Ha detto sì che devo salvare lo sceriffo, ma adesso? Così? Io forse sta boss fight me la dovevo lasciare per lui. Troppo bella. Sono stato scelto. Non so gli altri come saranno, ma questa è fantastica, cazzo. Joseph Seed, ho un mandato di cattura per il tuo arresto. Ho l'accusa di rapimento con intenzione per succedere qualcosa. Ok, solo allucinazioni. Pistola. Questo no. Lo sceriffo quello in fondo? No, non credo. It'll sing his praise then when we'll first begin. Non mi resta molto tempo, sai.
Claudio, lo devi fermare. Devi fare in fretta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Devi fare in fretta! Vai! Ma che devo fare? Che cazzo vai, devo fare? Fermali per sempre! Quello si ammazza però, oh, boy. Vieni qui, novellino, presto! Da dove viene però sta protezione? Dai, una cosa veloce! Allora. Cinque valvole per bloccare la produzione del gaudio. Ok. Avrà sentito questo? Sì, Magneto. E fin qua ci siamo, sta andando tutto bene. C'ho il silenziatore. Dai, no, non è possibile. Merda. Ah, mo ce ne sta uno sopra anche. Ecco qua. Benissimo. Prima valvola. Sta un po' dura questa. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione. Seconda. Dai, dai, che mi sparano, che siga. Muoviti, la mossa. Kit, dai, dai, veloce però. Merda. No, l'ho preso in testa, l'ho preso. Non è possibile. Valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Sembra che non ci sia nessuno. Cazzo faccio. Allora, lui non mi dovrebbe da fastidio dalla posizione quella. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Quanti siete? Ma guarda tu. Testa. Non lo so, ma è morto. Attenzione, valvole centrali. Prima che arrivano tutti, là, che sega. Valvole centrali. Ma una cosa veloce, ti prego. Memoria di Claudio. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Ne manca una, ne manca una. Valvole centrali sovraccaricate. Facile la dovremmo aver fatta teoricamente, no? È fatta. Mi spiace, ma me ne devo andare da qui. Sono ancora disorientato con tutto questo gaudio. Dipende tutto da te. Fai saltare per aria questo posto. Hanno quello adesso morto. Attenzione, abbiamo la piccola porta che ci divide dalle pompe centrali. Oh, ma sei ancora morto, guarda. T2.
No, è il schiaffo. Merda. No, l'ho preso bella. Ok, è il momento. Qua c'è un sacco di vita, comunque. Altro che un colpo con questa pistola da vicino ti dovrebbe aprire in due. Dai, oh. Muori però perché. Dai, oh, che cazzo. Ok, dai, ci siamo, ci siamo. Distrutti, giusto. Ok, però non c'ho, ce l'ho, ma insomma nel tanto. Una. Basterà una granata, sì. Due. Però per questo forza così. Ma no, oddio, c'è. Dai, ce l'ho fatta. Attenzione, valvole centrali sovracariche. Ok, al momento. Munizioni. Assolutamente. Perfetta. L'aria è più pulita. Mi si è schiarita anche la testa. Finalmente, dobbiamo andarcene da qui. Questo posto potrebbe esplodere da un momento all'altro. Raduno i sopravvissuti e ti aspetto fuori. Buona fortuna. Se te muovi per favore, non posso uscire prima che esploda tutto. No, intanto no, tutto è tanto. Ah, uno. Due. Non stanno più. Ah, sempre il tank, anche questo. Però è andato, bene, 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 dietro. Nessuno. Ricarico anche intanto perché non posso restare senza. Quanto c'è rimasto? Dai. Sì, non c'è nessuno, quindi via, 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 via. Quanto manca ancora? Sovraccarico imminente, evacuare. Ah no, sto anche a apro il fuoco, no, aspetta. C'è un ticchio. Sovraccarico imminente, evacuare immediatamente. Adè. Sovraccarico imminente, evacuare immediatamente. Merda. Cazzo figo però. Hai una brutta cera. Sì, sono uno straccio, eh? Ti serve aiuto per rientrare? Ma no, ce la faccio. Non credevo ce l'avresti fatta. Hai salvato un sacco di brava gente. Non dimenticarlo. Ehi, mi serve una mano! Devo andare. Sai, c'è stato un momento prima che arrivassi tu.
Avevo perso la speranza, non vedevo via di uscita. Ma tu m'hai guidato. E abbiamo perso della brava gente, ma tutti qui, tutti noi siamo vivi per merito tuo. E sono fierissimo di te. Ora devi trovare quel diavolo di Joseph Seed, consegnalo alla giustizia o fallo fuori. È un ordine, vice. Un sigillo è stato aperto. La mia Faith. La mia Faith. Non è stata la prima a portare quel nome, ma sicuramente era la più devota. Era come molti di voi quando è venuta da me. Perduta. Ferita. Ho riposto la mia fede dentro di lei. Ed è diventata angelica. Perfetta. E ora quei peccatori ce l'hanno portata via. È la fede ciò che ci unisce tutti. Senza di lei siamo perduti. E noi non perderemo mai la nostra fede. Chi proverà a farci del male dovrà soffrire. Assolutamente fantastico. Assurdo. Sia le cutscene che ci sono state adesso, soprattutto l'ultima. Cristo santo, ce l'hai fatta. Fate è andata. Liberi tutti a Emben River. È un buon inizio, vice. Ma John controlla ancora Holland Valley. E Jacob raduna il suo esercito a nord. C'è ancora molto lavoro da fare. Passo e chiudo. Sapevo già di questa informazione, comunque. Cutscene assurde. Boss fight. Non rotti i coglioni, vaffanculo. Boss fight assolutamente bella. E io probabilmente questa me la dovevo lasciare per ultima, la boss fight. Io lo so. Veramente bella. Abbiamo ucciso finalmente Fate, la sirena. Abbiamo liberato la sua zona, ci sono ancora missioni da fare, ma non importa. Nelle prossime faremo liberazione delle aree controllate dai fratelli e la boss fight con i fratelli. Spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Se sì, sostenetemi, commentate, condividete ed iscrivetevi al canale. E al prossimo video.